In questo video tutorial vi parlerò della memoria centrale del computer, la RAM, Random Access Memory, che significa memoria ad accesso casuale. Nell'immagine a video ho rappresentato due tipi di memoria. Quella sopra, questa più lunga, è la memoria dei computer fissi, i computer desktop, mentre quella sotto, più corta, più piccolina, è la memoria dei computer notebook, i portatili. Come possiamo notare, esse sono costituite da una piedinatura e quindi possono essere facilmente inserite all'interno di appositi slot presenti sulle schede madri, per cui possiamo sostituire con facilità delle memorie guaste o aggiungere delle memorie per potenziare le prestazioni del computer. Vediamo uno schema che ho preparato per poter spiegare al meglio come funziona una memoria. Innanzitutto, una memoria è costituita da tanti registri. I registri sono degli elementi che contengono i dati, possono essere informazioni, istruzioni di un programma e così via. Qui a video possiamo vedere le varie righe che sono, diciamo, indirizzate con dei numeri 0, 1, 2, 3 fino all'ennesima riga. Ogni riga è composta da 8 bit, 8 cellette, ognuna contiene un bit. I bit, come ho già spiegato nel video tutorial dedicato ai processori, sono dei numeri che possono assumere due valori, 0 o 1, che per rendere l'idea potrebbe significare, ad esempio, interruttore aperto, interruttore chiuso. O c'è corrente, non c'è corrente. Con un insieme di 8 bit consecutivi rappresentiamo le informazioni nel nostro computer, per cui a una sequenza di 8 bit è stato fatto corrispondere l'elemento più piccolo di un'informazione. Questo elemento è detto byte, quindi un byte equivale a un insieme di 8 bit. Tutti i dati che noi inseriamo nei programmi quando lavoriamo al computer vengono codificati con delle sequenze di 8 bit, quindi di byte, perché il calcolatore può lavorare solo con questi elementi, con queste cifre. Bene, quindi abbiamo tutti i registri indirizzati con dei numeri da 0 ad n. Maggiore è n, maggiore è la capacità della memoria. Le capacità delle memorie attuali si misurano in gigabyte, cioè miliardi di byte, mentre la velocità con cui vengono letti e scritti i dati all'interno di una memoria RAM si misura in megahertz. Vediamo ora come funziona il tutto. Abbiamo un bus indirizzi qui a sinistra che il processore utilizza per indirizzare il registro di memoria su cui operare, cioè su cui scrivere o leggere l'informazione che contiene. Qui invece in alto abbiamo il bus di controllo che abilita la lettura o la scrittura. Questa funzionalità è sempre dettata dal processore, mentre sotto abbiamo il bus dati che trasporta da o verso la memoria in base al bus di controllo, se lettura o scrittura. Come il processore, anche la memoria RAM è un elemento centrale del calcolatore elettronico. Per i PC desktop, cioè i computer fissi, le memorie attualmente vengono dette DIM, Dual Inline Memory Module. Per i PC notebook abbiamo davanti a DIM il suffisso SO, che significa Small Outline Dual Inline Memory Module. Bisogna però fare attenzione agli slot presenti sulla scheda madre dei computer. I PC desktop più piccoli o gli all-inline spesso supportano solamente le memorie SODIMM e non le DIMM, le stesse memorie che usano i computer portatili. Come i processori, anche le memorie si sono evolute. Attualmente la generazione riguarda le memorie chiamate DDR, Double Data Rate, doppia velocità dei dati, una tecnologia che ha reso le memorie più veloci nella lettura e la scrittura dei dati su di esse. In questa schermata vi faccio vedere alcune frequenze tipiche delle ultime generazioni di DDR. Abbiamo DDR3, che hanno frequenze che vanno da 800 a 2133 MHz, mentre le DDR4 vanno da 1600 a 3200 MHz. Spesso però la velocità delle memorie RAM viene anche misurata in mega transfer per secondo, MT/s, che significa milioni di trasferimenti ogni secondo. Le DDR5, ancora più potenti,
hanno velocità che partono da 3200 e raggiungono 8400 MHz, e si ha anche un incremento della banda passante. Vediamo ora alcune tecnologie. Le tecnologie che permettono di raddoppiare, triplicare o quadruplicare la velocità di banchi di RAM identici fra loro si indicano con dual channel, triple channel e quad channel, da cui abbiamo alcune sigle che stiamo per vedere. XMP, Extreme Memory Profile, è una tecnologia Intel per aumentare le prestazioni della RAM senza ricorrere all'overclock. Quindi non bisogna forzare la velocità della RAM, ma bensì quando abbiamo questa tecnologia e si sono già spinte in termini di frequenza. Allo stesso modo, per gli AMD abbiamo la tecnologia AMP, AMD Memory Profile. ECC, Error Correction Code, sta a indicare che queste memorie possono eliminare gli errori e ridurre le schermate blu di Windows, ma sono anche più lente. Abbiamo poi la sigla CL, CL7, CL9. Questo indica in effetti il ritardo che c'è tra richiesta ed esecuzione di lettura. Ovviamente questo valore, quanto più piccolo è, migliore è il tempo di risposta. I tagli più diffusi attualmente in uso dei banchi di memoria RAM sono da 4 e 8 GB, che si possono anche abbinare tra loro per raggiungere capacità di 8 e 16 GB. Ho terminato per questo video tutorial. Se vi è piaciuto mettete un like, se siete nuovi sul canale iscrivetevi e attivate le notifiche per essere aggiornati ogni volta che inserisco un nuovo video.